non abbia saputo il risultato, pensavamo mai non di farsi, nel senso 2-1, pensare che a quarto d'ora alla fine probabilmente le cose potevano girare per noi. Così non è stato, però insomma cosa dobbiamo fare? Niente, dobbiamo andare avanti, pensare che abbiamo una seconda possibilità, dobbiamo concentrarci esclusivamente su quella, riprendere energie nervose e mentali, perché soprattutto questo, c'è molta amarezza da parte di tutti, anche mia, tutti i giocatori, dell'ambiente stesso, però noi dobbiamo guardare avanti, cercare di concentrarsi sul lavoro, esclusivamente su quello, cercare di migliorare io, la squadra, tutti assieme, perché abbiamo un altro grande obiettivo, non possiamo mollare niente, perché abbiamo la possibilità, io ci credo, e credo che nei playoff possiamo dire la nostra. L'importante è mettersi in carreggiata mentalmente, questo è la cosa, l'aspetto principale. Credo che sia quello proprio anche la cosa più dura, mister, in questo momento, perché lei ieri, l'altro ieri, ha chiesto non un aiuto, ma comunque alla tifoseria di accompagnarla, una parte della tifoseria l'ha accompagnata, una parte no, quindi si è consumata oggi forse anche una spaccatura, se si può dire, quindi mentalmente bisogna ricostruire. No, guarda, tutto quello che mi dispiace moltissimo per i giocatori, io sono 3 settimane che sono qua, non è che sono da tanto, però ho visto oggi gente piangere nello spogliatoio, che sperca, insomma gente che il calcio ne ha fatto, perché ci tengono molto, ci tenevo molto, dice questo campionato, ci tengono molto la maglia, con i nostri limiti, con i nostri errori, però io dico a loro di guardare avanti, accettiamo la contestazione, che ormai questo è sinonimo non solo qui ma in tanti altri posti, che purtroppo ormai è un luogo comune, dobbiamo accettare questa situazione e guardare avanti e concentrarci sul lavoro, ma soprattutto andare avanti a testa alta, perché noi stiamo facendo il nostro lavoro bene. Per quanto mi riguarda, queste 3 settimane, ragazzi, non posso dire niente, lavorano duro, si sacrificano, fanno quello che devono fare, e perciò io sotto quell'aspetto non posso dire niente, assolutamente. Ma lei che ha esperienza nota che ci sia qualche risorsa ancora nella testa di questi ragazzi? Qualche risorsa ancora? Io credo di sì. Io credo che possiamo rimetterci in carreggiata. Adesso abbiamo la fortuna di saltare il primo turno e di avere 15 giorni. In 15 giorni già questa settimana è stata durissima rimettere in carreggiata dopo la pareggio di Roma. Però con 15 giorni io credo che attraverso il lavoro, la dedizione, io penso che in questo momento l'unica cosa che dobbiamo fare è concentrarci lì, non possiamo disperdere energie mentali e nervose su quello che sta succedendo intorno a noi, perché sennò è finita. Cioè, se andiamo dietro a tutto, noi l'obiettivo non lo raggiungiamo. Non dobbiamo fare questo errore, per quanto mi riguarda la mia esperienza, credo che sia basilare questo. È chiaro che in questi 2 giorni, che io adesso lascio liberi, siamo sotto terra, tutti, anche l'ambiente stesso, è normale, penso che sia una cosa normale. Però martedì si riparte, testa bassa e avanti. Fate un mini campionato adesso. Sì, c'è un'altra 6 partite. Ci prepareremo bene, faremo il massimo per raggiungere l'obiettivo, perché questi ragazzi lo meritano, la società lo merita, l'ambiente lo merita, dobbiamo cercare di raggiungere questo obiettivo, non bisogna mollare niente. Senti, in questi 15 giorni, prima della prossima partita, il programma di lavoro come verrà impostato? Guarda, vuoi che dica una cosa? Io oggi non ci ho pensato. Certo. Io dico la verità, nel senso che ho detto oggi poteva succedere qualcosa e al momento succedeva. Tanti mi dicevano che ero pazzo, invece alle volte... Per 25 minuti è successo. Da martedì ci penso, chiaro che faremo lavoro sia fisico che tattico che mentale, soprattutto lì. Soprattutto mentale. È lì che è la chiave. E nel frattempo abbiamo perso Mico per la partita. Mico e Maros. Sì. Maros. Sarà recuperabile Sesto? Deve riprendere, questo, ma dovremmo riuscirci. Per il 14 già, mister, spero già, cioè non io per il 21, cioè per la prima partita. Il dottore mi ha detto che la prossima settimana farò lavoro sempre differenziato, però dall'altra dove ero da disposizione. Cioè dopo il 14. Sarà pronto per sapere. Comunque chi gioca, a me non interessa, ma chi gioca. Non c'è nessun problema. Io non mi pongo i problemi, manca questo, manca quello, no, io ho fiducia di tutti, non ho preoccupazioni, non mi preoccupo di queste cose qua, io guardo avanti, e anche le scelte che ho fatto
potevo fare una scelta anche di dire che sia fuori, magari. No, 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 io volevo vincere la partita perché sapevo che poteva succedere una cosa. E abbiamo fatto questo, poi alla fine vedremo, insomma. Mister, secondo lei è irriducibile il rapporto con la parte finale del tifo? In previsione proprio di questi playoff, abbiamo detto prima, un mini campionato da vincere, da provare a vincere, tutti insieme. Che posso dire, io ho provato anche... Io ho provato per me, di distanze vicino, magari di contestarci dopo, magari in altre partite delle distanze di fare con noi, no? Io non posso forzare e non voglio forzare nessuno. Ognuno è libero di fare la sua scelta, se vuole stare con testi. Ma io vado avanti per la mia strada. I giocatori devono andare avanti per la loro strada. Noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada. A testa alta perché non sappiamo. Non dobbiamo avere niente da ricordarci. Dobbiamo guardare avanti. C'è qualche avversario che teme nei playoff? Adesso guarda, non è. È il playoff che non ho giocato a sé. Magari la decima è quella che dà più fastidio. Non è. Sono partite diverse. Perciò è. Non è, vuol dire, dici, ma siamo rappresentati, no, non ci sono attrasse. Si gioca le due partite. La prima la giochiamo fuori, poi la seconda in casa e vediamo. Una alla volta. L'unico pensiero è quello, concentrarsi su quello, lavorare su quello. E poi vediamo. No, io mi dico, non mi dico, non muovo. Assolutamente, guardo avanti per carattere, perché sono così. Nelle difficoltà si va avanti. Non si muove niente. Mezzo centimetro. Ha detto sei partite perché andiamo in finale. Anche io voglio arrivare in finale. Perché vado a giocare per la gloria. No, vogliamo arrivare in finale. Dobbiamo arrivare in finale. Idiota. Mister, lei si è fatto un'idea di quello che è successo dalla seconda metà del campionato ad oggi? L'idea è che probabilmente qualcosa è successo se perdi 11 punti, questo è innegabile. Però io non voglio parlare del passato, io devo guardare quello per quando sono arrivato io. No, l'ho chiesto posso, così per trovare delle conclusioni su quello che è successo. Stiamo lavorando per questo, nel senso che stiamo lavorando per questo, in tutti i sensi. Io anche cerco... perché, chiedo scusa, analizzando la partita ci ha preso di nuovo un gol, così. Questo dobbiamo migliorare, questo lo dobbiamo. Se passiamo in vantaggio, invece di cercare il secondo, perché la cosa che io gli dico, cerchiamo il secondo, non devi stare lì a pensare a poi gestire la partita, anche non siamo capaci di gestire. Cerchiamo di fare il secondo così abbiamo l'obiettivo di fare il secondo. Questa è l'idea. Grazie. Posto.